Buonasera cari telespettatori, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione dell'Isola d'Elba e il telegiornale di Elba Press, che apriamo con la notizia dei funerali della piccola Anna Puccini che si sono svolti oggi nel pomeriggio a Capoliveri. La bambina, ricordiamo, è stata stroncata da un male incurabile. Il rito funebre si è tenuto nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Capoliveri nel pomeriggio alle ore 15, la salma era stata esposta dalle ore 12. La famiglia di Anna chiede non fiori ma opere di bene alle associazioni Agabalt, Il Sorriso di Andrea, l'associazione Angelica La Forza del Sorriso, l'associazione Dinamo Camp e la fondazione Make a Wish. Rinnoviamo le nostre condoglianze alla famiglia della piccola Anna. E cambiamo argomento, parliamo di scuola che apre alle esperienze formative esterne. È stato infatti firmato il documento definitivo del patto educativo di comunità. Si tratta di un accordo fra l'amministrazione comunale, la scuola e varie associazioni. Il servizio. La scuola apre ad esperienze formative esterne. È stato sottoscritto infatti il patto educativo di comunità, attraverso il quale è possibile far vivere la scuola e i luoghi destinati all'educazione in tutti i momenti della giornata, aprendoli nel pomeriggio ad attività diverse dalla didattica tradizionale. A firmare il documento sono stati il sindaco di Portoferraio Angelo Zini per il Comune, i dirigenti degli istituti scolastici della città, l'Isis Foresi, l'ITCG Cerboni e l'Istituto Comprensivo Sandro Pertini, insieme alle associazioni del terzo settore. I patti educativi di comunità nascono in realtà nell'epoca Covid. A partire dal 2020 il Ministero chiede agli enti locali di stringere delle alleanze con le scuole per sopperire alla mancanza degli spazi adeguati per ospitare gli alunni. Cosa che noi nel nostro comune non abbiamo avuto bisogno all'epoca, quindi nel 2020. Nel 2021 e quindi 2022 con i PNRR nuovamente si vanno a definire e delineare i patti educativi di comunità. Come in questo modo? E qui viene un po' il bello e anche la sfida alla quale come amministrazione abbiamo deciso di partecipare, quella di creare una vera e propria squadra, delle vere e proprie alleanze con tutto l'ambito educativo, non solo quindi le scuole presenti sul nostro territorio, ma anche con tutti gli attori del terzo settore. Mi riferisco in modo particolare a tutte quelle agenzie formative che operano e collaborano con gli enti e che vanno in questo modo a definire degli obiettivi ben precisi, con il principio cardine di aprire le scuole, quindi il mondo della scuola, a tutto quello che invece è extra scuola. In questo patto abbiamo chiesto ai dirigenti di prendersi l'impegno ed anche il compito di aprire le mura scolastiche anche a qualcun altro che non fossero gli insegnanti. Questo diciamo avviene già in una forma di collaborazione, ma sottoscrivendo questo accordo e quindi in un vero e proprio gioco di squadra dove tutta la comunità fa rete, tutta la comunità diventa educante, abbiamo chiesto l'appoggio della cooperativa Arca, che per il comune di Portoferraio gestisce diversi servizi, e anche dell'associazione delle suore Mazzarelli, quelli diciamo che sono ospitate a Rio Marina, che hanno portato avanti un progetto bellissimo dal 2019 che è l'Isola che c'è. Un progetto che inizialmente non coinvolgeva il comune di Portoferraio, ma che poi con il Covid in realtà siamo entrati a sistema e quindi abbiamo potuto collaborare e progettare proprio in ambito educativo, e abbiamo aperto le porte a questo, per questo patto anche alle Dame di Carità e alla Misericordia, che da un paio di anni si sono fatte carico dell'asilo Tonietti. Questo perché? Perché noi crediamo che sia importante e necessario, soprattutto con i disagi sociali che troviamo, la dispersione scolastica e anche i disagi della nostra popolazione giovanile, andare a lavorare su un progetto di vita che parta sempre dai più piccoli. Quindi questo patto educativo coinvolge gli asili nido, tutto l'ordine della scuola dall'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, ed anche le scuole superiori, in un circuito che vada proprio a ripensare l'educazione a 360 gradi. Ci auguriamo proprio che siano anche i giovani i propulsori di questo accordo e che loro possano
dirci ed insegnarci quello di cui hanno bisogno. Quindi i progetti sono già un work in progress, abbiamo già dei progetti in essere che speriamo di poter presentare già a partire da fine novembre, che prevederanno proprio l'apertura della scuola in un momento extrascolastico, non con docenti ma con personale educativo, formativo, che proporrà attività diverse, perché ci siamo resi conto che i ragazzi stanno vivendo la scuola come un luogo chiuso, un luogo di costrizioni. Invece credo fortemente che la scuola debba essere vissuta come luogo del piacere di imparare, ma soprattutto come prima sperimentazione di comunità. Ancora una volta Portoferraio si vestirà da Napoleone, nel senso che ci sarà l'ultima rappresentazione di Paolina, regina dei Fronzoli, domani venerdì, a partire dalle ore 18. Il corteo partirà appunto dalla villa del centro storico, la Villa dei Mulini, e poi tutta la rappresentazione si svolgerà nelle vie del centro per concludersi al Teatro dei Vigilanti. Vediamo. Una Portoferraio napoleonica, una location storica d'eccezione e una compagnia d'attori in costume d'epoca che coinvolgeranno gli spettatori nelle avventure di due improbabili dame di compagnia di Paolina Bonaparte, Lisette e Georgette, alla ricerca della fantomatica chiave del cancello della Palazzina dei Mulini che hanno trovato chiuso di ritorno dalle loro uscite serali. In questa impresa verranno coinvolti, loro malgrado, anche una cameriera, una cantante e Sir Neil Campbell. Questi gli ingredienti dello spettacolo itinerante Paolina, regina dei Fronzoli, che ha animato l'estate albana accompagnando residenti e turisti alla scoperta dei luoghi napoleonici della città. Una pittoresca visita animata alla Portoferraio del 1815, dal sapore ironico e goliardico, che ha riscosso un grande successo di pubblico. L'ultima rappresentazione della stagione si terrà domani sera, venerdì 11 novembre, alle ore 18:30, a partire dalla Palazzina dei Mulini. La trama è frutto dell'inventiva dell'Associazione Storie di Portoferraio, che tuttavia, attraverso aneddoti e curiosità, approfondisce la figura di Paolina Bonaparte, sorella dell'imperatore e vera protagonista della pièce teatrale. L'ingresso è gratuito, la prenotazione è obbligatoria chiamando il 348-860-3767. È tutto un brulica. Al Cinema Nello Santi di Portoferraio è in programmazione per questo fine settimana, venerdì, sabato, domenica e lunedì, la domenica alle 17:30 e gli altri giorni alle 21:30, l'ultimo capolavoro della Marvel, Wakanda Forever. Vediamo. Cinema Nello Santi di Portoferraio, questo fine settimana, il nuovo capitolo Marvel della saga di Black Panther, Wakanda Forever. La nazione del Wakanda piange la morte di Re T'Challa, il Black Panther del primo film, interpretato dall'attore americano Chadwick Boseman, scomparso nel 2020 a solo 43 anni a causa di un cancro. Nuove minacce però incombono all'orizzonte. Le altre potenze mondiali bramano le sue ricchezze e Namor, re di un regno sommerso, vuole invadere il Wakanda per estendere il suo dominio anche sulla terraferma. Un film intriso di girl power in cui le vere protagoniste sono le donne guerriere del Wakanda, chiamate a lottare per ristabilire la pace e per dare un futuro al loro regno. Il film verrà proiettato venerdì 11 e sabato 12 novembre alle ore 21 e domenica 13 novembre alle ore 17. Ultima proiezione lunedì 14 novembre alle 21. Nuovo appuntamento invece con la rassegna Liber D, un autunno da sfogliare, venerdì 11 novembre alle ore 18 nella Sala Gran Guardia, Vengo anch'io, no tu no di Riccardo Osano. Introduce l'autore, l'assessora all'istruzione del Comune di Portoferraio, Chiara Marotti. Riccardo Osano, già docente di lettere della Media Pascoli di Portoferraio, ora in pensione, racconta la sua vita d'infanzia fino alla sua prima supplenza nel mondo della scuola a Torino e tratta dei suoi impegni politici durante il noto movimento studentesco del 1968. Fornisce anche indicazioni sulla propria impostazione didattica e sulla metodologia di fare scuola. E chiudiamo il telegiornale con una notizia commerciale, ovvero sabato prossimo, 12 novembre, alle 9, ci sarà l'inaugurazione del nuovo Conad Superstore nel parco delle antiche saline di Portoferraio, il supermercato completamente rinnovato. Con questa notizia chiudiamo il telegiornale di oggi, vi ringraziamo per averci seguito e naturalmente vi diamo appuntamento, se vorrete, alle prossime edizioni.
PIM. Il Family Department Store italiano è presente sul territorio elbano con due punti vendita a Portoferraio. Quello storico in località Orti e quello più recente, inaugurato a maggio 2022 presso il centro commerciale delle Antiche Saline. Oltre 850 metri quadri in tutto, per un'esperienza di shopping contemporanea che si rivolge a un cliente attento, capace di mixare il desiderio con la necessità, la ricerca della qualità con il prezzo adeguato. UPIM è attento alle famiglie e alle necessità concrete e quotidiane dei propri clienti, con prezzi competitivi e capi di qualità. UPIM Antiche Saline propone un'offerta ampia e variegata, che spazia dall'abbigliamento per tutta la famiglia alla bellezza e alla casa con la linea Croff. Lo store in località Orti, con i suoi 300 metri quadri, è quasi interamente dedicato alla linea bambino Blue Kids. Abbigliamento per bambini da 0 a 15 anni, che si distingue per la qualità e l'utilizzo di fibre naturali, sempre ad un prezzo competitivo.